Sarà il convegno sulla buona strada di sabato 4 maggio ad aprire gli eventi collaterali legati alla tappa aquilana del Giro d'Italia. Tutti gli eventi sono stati presentati in conferenza stampa dall'assessore allo sport del comune Vittorio Fabrizi, da Ivan De Paolis del comitato tappa e da tutti gli altri attori coinvolti. Nel convegno di sabato 4 maggio alle 10.30 all'auditorium del parco ci sarà anche Marco Scarponi, fratello di Michele Scarponi, morto investito su strada durante un allenamento. Il tema sarà la sicurezza stradale, a coordinare lavori il giornalista Marino Bartoletti. Sarà esposto anche il trofeo senza fine, che sarà consegnato al vincitore all'ultima tappa del giro. Il 5 maggio sarà la volta della stracittadina, che inizierà alle 9 per i bambini, alle 10.30 invece al via la corsa podistica competitiva, poi seguirà una passeggiata non competitiva con partenza e arrivo a Colle Maggio. La gara vale come campionato regionale Master Fidal, organizzata dall'SD Atletica Abruzzo del presidente Walter Paro. Per ogni iscritto un euro andrà alla Ollus, una storia felice. Il 9 maggio allo stadio Gran Sasso Italacconcia alle 9 ci sarà la partita del cuore, dal 13 al 15 maggio invece spazio all'Aquila Sport Film Festival, con la proiezione all'auditorium del parco di tre film o documentari legati a montagna, calcio e ciclismo, scelti da Federico Vittorini dell'Aquila Film Festival. Il 16 maggio arriverà in città la campionessa di ciclismo Paola Gianotti, che promuove la campagna Io rispetto il ciclista. Dal 16 al 19 maggio il Parco del Castello ospiterà invece lo street food dalle 11 alle 24. Barbara Lunelli ha spiegato che ci sarà anche una street band di 12 elementi e un DJ set ad allietare gli ospiti, food truck provenienti da ogni regione d'Italia, con buon cibo e di qualità, e con la petta che questa volta sarà rosa. Gli eventi non termineranno con l'arrivo della tappa il 17 maggio alla Villa Comunale, che porterà in città oltre 3.000 presenze più l'indotto, perché il 19 ci sarà spazio per la quarta edizione della Gran Fondo Città dell'Aquila, organizzata dall'SD Ciclocral. Accanto a questi appuntamenti sono previsti altri eventi per la città, il contest fotografico Selfie in Giro, al quale tutti potranno partecipare inviando foto e messaggio privato alla pagina ufficiale della tappa aquilana all'Aquila Giro d'Italia. Le foto più belle verranno pubblicate il 12 e il 17 maggio mattina. Dal 10 al 17 maggio poi l'Aquila è rosa. La città si tingerà del colore del giro anche nei suoi arredi urbani, con le vetrine, grazie alla collaborazione dei commercianti, che saranno rosa. Ci saranno pure autobus in rosa grazie all'AMA. Piazza Duomo sarà l'Open Village, mentre l'emiciclo diventerà una sorta di quartier generale di RCS. Da confermare l'evento della sera del 17 maggio, con Notte in Rosa, con RDS. L'artista Giancarlo Ciccozzi donerà due sue opere, una al vincitore della tappa e una al comune. Lo chef William Zonfa invece servirà nel ristorante Magione Papale un dolce ispirato al giro. Ci attendiamo un forte messaggio all'esterno della nostra città. Le sue bellezze, le sue caratteristiche, sue della città e dei dintorni della città. Noi ci auguriamo che veramente passi il messaggio di una città in crescita, in ripresa.